torniamo al nostro approfondimento dedicato alla giornata del ringraziamento che gli agricoltori di Coldiretti hanno celebrato a San Piero, alle porte di Pisa. La condivisione, ha ricordato l'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, non è semplice né scontata in una società egoista e individualista. Robert Lee. Sfilata di trattori, benedizione dei frutti della terra e Santa Messa, officiata dall'arcivescovo della diocesi di Pisa, Giovanni Paolo Benotto. Così è stata celebrata la 65ª giornata del ringraziamento dagli agricoltori della Coldiretti di Pisa e Livorno nella Basilica di San Piero a Grado alle porte di Pisa. Tra i temi di questa giornata, ha detto Benotto, anche quella del consumo del suolo, ricordato nell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, e quello della condivisione dei beni della terra. Chi lavora la terra, ha proseguito, è consapevole della fragilità, ma ha anche bisogno di misurarsi con Dio e la provvidenza. Una economia che tenga conto anche delle necessità diventa più fruttuosa per chi lavora, perché non si spreca nulla, più valida la, diciamo, la commercializzazione e la fruizione tanto più buona per tutti. È la giornata del ringraziamento, ma noi non dimentichiamo che questo è l'anno della misericordia. Una grande misericordia, un grande perdono e naturalmente questi grandi frutti della terra che devono essere tutelati e garantiti. Ed è un momento gioioso per ritrovarci e stare insieme, ma anche per riflettere sulla provvidenza che decide sui nostri frutti e sui nostri raccolti. Il nostro lavoro è soggetto a alcune volontà che trascendono, diciamo, le leggi dell'economia. Nonostante il lavoro che sia stato fatto bene, poi abbiamo sempre il bisogno e l'aiuto della provvidenza per completare la nostra opera. E siamo allo sport calcio. Tra poco meno di un'ora il fischio d'inizio della partita.